Primo, io apro la porta. Secondo, io dico entra Paolo, non fare domande. Terzo, lo colpisco alla testa con una lampada. Quarto, gli do un colpo di karate alla nuca. Quinto, lo colpisco alla testa con una sedia. Sesto, gli tico un fazzoletto in bocca finché non grido. Settimo, gli faccio l'iniezione e lui crolla sulle ginocchia. Otto, lo trasciniamo nel bagno. E nove, lo ficchiamo nella vasca e gli teniamo la testa sott'acqua per quanto occorre. Baciami. Arianna, ora no. L'hai detto anche tu che non verrebbe bene, scusa. Lui è convinto di venire qui per fare un grosso affare di auto rubate. Noi abbiamo il diritto di togliere la vita ad un'altra persona? Ma certo che no! Per questo si chiama omicidio. Le inizio a guardare la bocca, ma non vedo i denti. Ma se ne ha 32. Io ho visto l'anima. Sarà perché si è tolta le tonsille. Ma facciamola finita! Ah! E cure e protesi gratis per un anno? Però mi sembra una buona idea. Se mi vuoi morto, dovrei premere tu quel grilletto. Io? Sì, avanti stai. Quello che ho fatto è imperdonabile. Io non mi sono mai sentito tanto verme in tutta la mia vita. E questi pochi giorni senza di te sono stati orrendi. Sappilo d'amore, nessuno tradisce mia moglie. Ah, brutte notizie, Arianna. Cominci l'anno morta. È comunque innocente una donna che va in albergo con suo marito. O col suo primo amante. Giusto. Lo sai quanto ci costa impiccare Arianna? Tra corda, legno, chiodi, questo arnese qua, camera, saranno più di 300 euro. Ah, credi a me, è un affare. E poi quando noi iniziamo a fare l'amore, tu esci fuori e gli spari. Ma non posso sparare prima che cominci ad fare l'amore. Allora non ti butti? No! Vuoi almeno metterti sul davanzale così che io ti possa dare una spintarella? No!